pensato e ripensato come poter fare questa intro, perché sì, non nego che molta emozione è presente in me, in quanto Adria per me nella mia vita da camperista ricopre un ruolo davvero molto particolare, quello della mia infanzia. Quindi perdonatemi se in questa recensione ci sarà molta emozione, ma ovviamente davanti al cuore non si comanda, e non si comanda davanti neanche a questo veicolo, perché è un veicolo molto particolare, un 6,99 m, diverso da tutti. Negli anni veramente il mondo del plein air, il mondo dei veicoli ricreazionali ha fatto sempre moltissime disposizioni in particolare che poi magari col tempo, con il cambio delle esigenze, sono un po' state modificate o addirittura tolte, e sono subentrate nuove disposizioni, nuove dinamiche di viaggio e nuovi layout che sono davvero spettacolari. Spettacolari però per chi? In questo caso su questo veicolo Adria Axess 600 DT personalmente lo vedo perfetto per la famiglia, però veramente eccezionale per una coppia che necessita un tipo di vacanza magari diverso da tutti gli altri, in quanto ha un living unico nel suo genere, e credetemi, dopo insieme dentro vedremo cosa intendo per unico, perché è spaziale, un bagno, una doccia enormi con un ampio armadio e un garage davvero grande, in quantificazione di litri è probabilmente uno dei più grandi. Adria, signori, benvenuta al Centro Caravans Barassi e benvenuti da me, che sono Luca del Centro Caravans Barassi, ma come sempre prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi esattamente qui al canale per chi ancora non l'ha fatto, e di cliccare la campanella per essere sempre aggiornati sul nostro mondo, su quello che ci fa sognare ed emozionarvi. Benvenuti a tutti ancora una volta da me, che sono Luca del Centro Caravans Barassi, e in compagnia oggi Adria Axess 600 DT. Partiamo dalla nostra classica panoramica esterna, intanto vediamo i fari diurni LED. Adria ha una mentalità un po' diversa da tutte le altre aziende che rappresentiamo, prova a mettere nel segmento iniziale, quindi la gamma Axess, già molti accessori di base. In questo caso abbiamo uno skin nero con anche sopra i fari diurni, in questo caso con tutta l'illuminazione segmentata, anche in questo caso abbiamo uno skin nero, quindi davvero molto bello. Come elegante e sportivo lo rende il baffo invece grigio. Classica panoramica esterna, abbiamo un copolino che è totalmente in vetro resina, quindi è tutto il prodotto è antigrandine, pareti laterali, frontali, posteriori, anteriori, davvero un prodotto che è completo. Adria è un'azienda che punta molto su un prodotto di qualità, su un prodotto duraturo negli anni. Infatti se andiamo a vedere anche gli usati che ci sono 2003-2004, andremo a vedere che ci saranno moltissimi Adria in commercio che hanno ancora un'ottima tenuta di prezzo, appunto perché la soddisfazione e la qualità del prodotto Adria è davvero molto alta. Non nego il fatto che erano tanti anni che volevamo entrare in questo mondo, nel mondo di Adria, e finalmente possiamo fare tante belle recensioni insieme, sempre in vostra compagnia, davvero per noi è molto importante. Guardiamo la grafica esterna, perché è la prima volta che in realtà facciamo una recensione completa, quindi modelli Adria, in questo caso Axess, Plus, Supreme nella gamma semi-integrale. Oggi ci focalizzeremo prevalentemente sul semi-integrale, poi magari esteticamente, come vi sto indicando ora, andremo a vedere anche giusto ma solo nell'estetica la gamma compact, poi faremo una recensione a parte. Quindi abbiamo visto che ha anche delle luci a LED, a me piacciono tantissimo, sono sempre stato amante delle luci posizionate sotto, e andiamo a vedere anche tutto il gioco che ha la mascherina davanti, appunto, che è il cupolino. Vediamo che ha tante forme che lo rendono molto automotive. Adria è un'azienda che ragiona molto vicino all'automotive, sempre parecchio avanti. Infatti un'esclusiva che farà Adria per la prossima stagione toglierà appunto la stagionalità, concedetemi il gioco di parole, in quanto non ci saranno più produzioni 2021, 2022, 2023, ma le produzioni saranno continue. Questo per far sì che il cliente, anche ritirando un prodotto a luglio, che per tantissimi altri brand è un fine stagione, invece per Adria è una continuità di stagione. Questo bisogna fare complimenti, perché ovviamente la visione verso il futuro, soprattutto nel nostro settore, è davvero molto interessante. Quindi finiamo con le finestre, che sono Seitz in questo questo caso le S5 con la propria cornice nera, che anche questo lo rende sempre più agguerrito. In questo caso non abbiamo i cerchi in lega, ma dalla prossima stagione la gamma Axess avrà dei upgrade davvero notevoli. In primis il doppio pavimento, quindi Adria sarà uno dei pochissimi veicoli sul segmento medio di costo però ad avere accessoristica di segmento alto di costo. Una piccola notazione che mi piace veramente tanto: hanno continuato il profilo del basculante, quindi del cupolino, con un portapacchi tra l'altro marchiato col logo Adria, per far sì che sia ancora più filante, ancora più prestazionale. A me esteticamente piace davvero un sacco. Continuiamo il nostro giro, vediamo i tre punti, in questo caso sono i due punti di chiusura e la parte centrale che è proprio l'apertura stessa. Anche in questo caso sono pochissime le aziende che puntano su un prodotto di sicurezza così elevato. Davvero io sono rimasto molto stupito entrando in Adria, parlando proprio con i responsabili Adria, amministratore delegato, produzione e tutto il resto, come ogni persona ricopre un ruolo davvero importante e ogni persona ricopre un ruolo importante anche proprio nel discorso attenzione di sicurezza, lo nominano molte volte e questo sicuramente ne fa atto. Garage che è suddiviso in due parti, la parte dove mi trovo adesso io, che si può alzare o attenzione anche volendo abbassare, semplicemente quella manovella va portata in linea retta e quindi automaticamente diventa un garage a volume variabile. La portata massima è di 150 kg. In questo caso, come vi ho detto, non ci sono i cerchi lega, abbiamo comunque una gomma 16, ma sono presenti i copricerchi con i golfari su barra che viene già inserita di serie e due luci a LED nella parte posteriore del garage. Parlando di posteriore, andiamo a vedere appunto lo stesso del veicolo, che dalla prossima stagione si presenterà con le barre a LED che sono ad oggi presenti sulle altre gamme oppure sulla gamma Plus. Vediamo proprio quanto è imponente, come vediamo che anche tutti questi dettagli, che poi dettagli non sono, queste guarnizioni che sono ovviamente maggiorate, fanno sì intanto di ridurre al minimo il rischio di umidità e tutto il resto, e come vedete non si vede mai neanche una siliconatura fuori posto. Attenzione, cura del dettaglio, come vi dicevo, sono sempre all'ordine del giorno. Seconda parte del garage, che invece in questo caso abbiamo abbassato la parte interna, ci stanno comodamente 2/3 bici, addirittura ci sta anche uno scooter, l'importante è che il peso sia inferiore ai 150 kg. Piccoli dettagli, intanto abbiamo un materiale che è possibile lavarlo, e anche molto difficile, praticamente impossibile da rovinare, e lavandolo è possibile avere lo scolo dell'acqua sia da questa parte che dalla parte opposta. È riscaldato, prese USB che le trovo intelligentissime, perché spesso mi trovo fuori in veranda e devo portarmi il classico power bank per ricaricare il telefono, invece in questo caso abbiamo già le prese USB, accendisigari e la classica presa 220 che è inserita. Vi ricordo che anche qui abbiamo la luce a LED interna. Porta è maggiorata, ve la chiudo per poi riaprirla, quindi abbiamo una porta di dimensioni più grandi su questo veicolo, in quanto la disposizione permette di avere questo layout dove si può maggiorare la porta e dove si può maggiorare Adria, in realtà la maggiora sempre. Vi faccio vedere anche, finendo il nostro girettino, che all'interno del vano portabombole ci stanno due bombole della Bayfin. In questo caso ne abbiamo caricata una giusto per farvi vedere che all'interno è possibile avere la doppia bombola, e in questo caso abbiamo il carico dell'acqua perché è posizionato esattamente sotto la D-Net, che è quella leggermente più piccola rispetto alla sua contrapposta nella parte anteriore del veicolo. Chiudiamo, abbiamo anche però un'altra particolarità: anche all'interno non troviamo il classico legno come in tanti altri brand, che può ovviamente prendere dell'umidità e quindi rovinarsi, ma abbiamo anche qui tutto un prodotto in vetroresina. Complimenti, perché secondo me è una scelta super azzeccata. Griglia del frigo, quindi abbiamo la doppia posizione essendo un frigo a colonna, e la classica cassetta del WC. Se siete pronti, davvero saliamo adesso a vedere intanto questa disposizione, che è molto particolare come vi dicevo, ma sono sicuro che a tantissimi di voi piacerà perché è proprio nuova. È una disposizione che ormai c'è da un paio d'anni, ma Adria l'ha la rivede un po' diversa da tutte le altre, con questa cucina che è spettacolare, è veramente la D-Net unica. Vi ricordo che ovviamente Adria non ha un solo tessuto o comunque poca personalizzazione, ma all'interno del brand è possibile personalizzare qualsiasi cosa, partendo in questo caso magari dai cuscini, ma dalla prossima stagione anche gli stessi mobili diventeranno come oggi nella versione Plus. E qui apro una piccola parentesi sull'appunto la versione Access e Plus. Adria ha tenuto praticamente gli stessi prezzi dell'attuale stagione, ma andando su gamma Citroen, passando su gamma Ducato, invece ci sarà un aumento di 3.000 circa, 500 euro circa. Però cosa ha fatto? Ha introdotto un doppio pavimento totale, quindi passando sulla gamma Citroen dello stesso identico modello di questa stagione, il costo, come vi dicevo, sarà totalmente identico, ma introducendo il vero doppio pavimento dove vengono posizionati i vari serbatoi per far sì che la qualità sia sempre alta, come parlavamo poc'anzi. E anche del mobile, secondo me è una scelta super vincente, in quanto questo mobile è molto bello, lo rende anche molto caldo, però avere la doppia personalizzazione bianco o questo rovere, chiamiamolo così, è davvero interessante. Io personalmente ho optato per molti bianchi perché a me personalmente piacciono davvero tanto. Allora, parliamo di disposizione, poi vediamo anche il letto, perché il letto di questo layout diventa enorme, in quanto intanto può scendere totalmente, quindi vedete la barra fino a dove arriva, perché le procedure sono due. Si può abbassare il tavolo, come vedete basta semplicemente con la mano e un po' di peso portare giù il tavolo e togliere questi cuscini per far sì che il letto possa scendere fino alla fine della barra. Quindi questo cosa vuol dire? Che io vado in un letto che è praticamente 2 metri per 2 metri più grande del letto di casa mia. Ho due possibilità anche di discesa, perché posso scendere dalla parte della cucina dove mi sto trovando adesso, io posso scendere dalla parte anche della cabina, quindi posso scegliere entrambe le parti. Adria perché lo studia diverso? Perché i mobiletti che si trovano sotto questo letto matrimoniale vengono inseriti, invece sugli altri brand viene tolto totalmente la parte dell'armadio, che magari può essere un dettaglio a me personalmente sia esteticamente che in realtà concettualmente piace molto, e invece Adria, quindi come vi dicevo, viene inserito l'armadietto. Tutto ad apertura con push, tripla cerniera e push GTV, che sono i migliori praticamente in commercio attualmente. Passiamo nella parte meccanica, che troviamo l'area condizionata appunto di serie automatica con una piccola presa USB. Avrei gradito il volante e il pomello in pelle, però dalla prossima stagione tendenzialmente Adria prenderà tutto il top di gamma anche da Access, quindi io personalmente ho ordinato più Access che Plus, perché come vi dicevo ormai un Access è un Plus e il costo di un Access è quello di un brand di media qualità, invece su Adria abbiamo 2-3 gradini in più. Passiamo alla D-Net. Quindi come vi dicevo la parte della mia destra rimane più piccolina, abbiamo questo tavolo che può traslare e poi vi spiego il perché di queste due gambette che vengono inserite, perché ovviamente abbattendo il tavolo queste faranno sì che possano appoggiare sopra il pavimento. Apriamolo, quindi vediamo la grandezza del tavolo che abbiamo quando la D-Net è nella fase appunto che si può mangiare o semplicemente che ci si può rilassare leggendo, perché no, anche un bellissimo libro, come fa Nicoletta, che ha comprato questo camper qui da noi, che è una grande lettrice di libri, quindi sicuramente approfitterà per fare questa disposizione e sarà sicuramente una scelta super vincente. Prima D-Net, quindi suddivisa su 3 parti, la trovo anche molto comoda per poterla utilizzare come sto facendo adesso io, come chaise longue, quindi davvero comodissima, potendo allungare i piedi. Io adesso ovviamente ho i piedi fuori dal divano, però si può ovviamente portare una posizione davanti che saremo circa 1,90 m, invece rimane più piccolina la parte mia contrapposta. Ci tengo molto a precisare che la disposizione living per me è fondamentale. Io sono papà di una bambina piccolina e ritrovo nello spazio del pranzo e della cena, quando è possibile ovviamente, che posso condividere dei momenti insieme alle persone che amo, forse crescendo, forse invecchiando, non lo so, però veramente i momenti della tavola ricoprono per me uno spazio importante. E quindi perché scegliere questa disposizione? Sicuramente perché al suo interno hai la possibilità di essere seduto in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8 persone comodamente, che possono pranzare, che possono condividere dei bellissimi momenti insieme. Io dico la verità, io la prima volta che ho visto questo modello, l'avevo già avuto su un altro brand, avevo comunque un'aspettativa molto alta, ma devo dire che quello che più mi ha colpito in assoluto non è stato neanche questo bagno, doccia, armadio enorme, ma è stato proprio il living. Stupisce per quello che prima vi dicevo, sì per la famiglia, perché in questo caso il letto può scendere verso il basso, però prevalentemente questo veicolo lo vedo molto bene per la coppia. Andiamo a vedere invece intanto la centralina Adria, che è molto bella, è organizzata molto bene. Adesso ovviamente sta facendo il check, in quanto il mio collega Luca ha appena acceso le luci e quindi è arrivata l'illuminazione. Abbiamo il classico CP Plus, andiamo a vedere la discesa del letto. Come vi dicevo, in questo caso il letto ovviamente scende elettronicamente, la portata è di 200 kg. In questo caso andiamo a vedere questa particolarità, tocca a malapena il cuscino. Come vi spiegavo prima, è possibile questo cuscino, questi cuscini, toglierli, eliminarli completamente e far sì di scendere totalmente fino alla barra, vedendo come prima avevamo fatto insieme abbassando questo tavolo, che un piccolo dettaglio che ha, a differenza delle altre gambe, ha la doppia gamba, quindi automaticamente è molto più comodo e molto più prestazionale rispetto a tutti gli altri. Questa è la posizione classica, è la posizione che abbiamo senza dover abbattere niente, senza dover abbassare niente, quindi abbiamo circa 1,10 m di salita. Ovviamente è possibile avere la scaletta per salire e guardate anche tutte queste piccole rifiniture. Un altro piccolo dettaglio sono le luci d'accensione a touch, quindi vuol dire che se io spengo la mia illuminazione, voglio leggere appunto il mio bel libro, voglio stare un po' al telefono, insomma voglio dedicarmi dei momenti a me stesso, non mi devo ricordare di spegnere o alzarmi o scavalcare, insomma basta semplicemente con un ditino cliccare sopra il touch e automaticamente queste luci si accendono e si spengono. Passiamo alla parte della cucina e intanto alziamo, come vi dicevo, il letto in maniera elettrica. Altro piccolo dettaglio, il pulsante si trova molto vicino al letto, quindi tu, se vuoi alzare o abbassare quando sei seduto sul letto, puoi tranquillamente farlo senza dover scendere anche qui. Vediamo la comodità. Allora, io tengo sempre come mio riferimento circa 60-70 cm di vivibilità interna per dormire. In questo caso siamo, penso, appunto sui 60, adesso saremo sui 70. Come vi farò vedere sotto, nonostante la scelta di Adria degli armadi, che poteva essere comunque rischiosa, migliore sicuramente a fattore di spazio, a fattore di poter inserire più cose all'interno, però rischiosa perché ovviamente dietro si poteva picchiare la nuca. Invece in questo caso dico che la comodità è davvero molto alta. Eccezionale perché? Perché in questo momento io avrei due persone, una persona o semplicemente il letto che è abbassato a un'altezza molto vivibile per poter dormire, ma sotto rimane uno spazio sufficientemente alto. Premetto che io non sono altissimo, è vero, però comunque rimane uno spazio sufficientemente alto per poter anche avere il nostro living sempre pronto. Ora invece tiriamolo su tutto e passiamo all'angolo cucina e vi faccio vedere quello che anche per me è stato una delle piacevoli scoperte. Intanto sta andando la cappa aspirante, quindi Adria ha la sua bella cappa aspirante, i fuochi sono posizionati, in questo caso l'ho spenta, luci tutte a LED, partiamo dal presupposto, accensione della cappa. Ritorniamo ai nostri fornelli, molto intelligente la scelta di suddividere i tre fuochi dal più grande al più piccolino. Voglio solo fare un pentolino, uso solo il mio di sinistra, ma come vedete la grandezza e la posizione è sufficiente per usufruire di tutto lo spazio al suo interno senza dover ostacolare. Perché vi dico questo? Perché moltissimi fuochi e moltissimi fornelli sono sì a tre, ma in realtà si può utilizzare solo la doppia posizione. Partiamo da La cucina, quindi, come vi dicevo, abbiamo un lavello in acciaio inox, tra l'altro molto belle tutti questi piccoli dettagli di design casalinghi. Abbassiamo il nostro piano da lavoro della Dometic. Ovviamente tutte le finestre hanno gli oscuranti e la zanzariera del Seitz. Partiamo da sopra, che abbiamo i classici due armadi posizionati, abbiamo appunto il sistema di scarico aria per far sì che possa favorire appunto una miglior circolazione dell'aria. In realtà questo scarico dell'aria, vi abbiamo fatto varie recensioni anche su altri brand dove si chiama sistema Air Plus anticondensa. Adria lo concepisce in maniera molto simile, leggermente diversa, però sempre questo sistema di aria che gira all'interno dell'intercapedini del camper per far sì che all'interno appunto possa esserci sia un clima migliore d'estate che un clima migliore d'inverno, ma non solo, anche per far sì che la condensa appunto all'interno dei mobili non si possa verificare. La troviamo sempre dietro alle pareti, quindi come vedete abbiamo una doppia paretia e vi faccio proprio un'anteprima in perché eravamo nella zona cucina. Come vedete Adria addirittura la concepisce nelle intercapedini dietro. Torniamo nella nostra amata cucina perché davvero ne vale la pena. Intanto abbiamo anche un LED sopra che può essere acceso indipendentemente dal LED sotto cucina, appunto per creare un ambiente intanto molto confortevole alla vista e molto rilassante anche per noi stessi. Parto subito dal pezzo quello forte. Abbiamo un cestello in uscita, vedete quanto è bello, ovviamente può traslare avanti e indietro. Lo trovo davvero grazioso e interessante anche come suddiviso proprio a fattore di spazio interno. Partiamo dalla fine, ultimo cassetto, che di solito è un cassetto tecnico. Anche in questo caso Adria inserisce un cassetto tecnico, ma un po' più capiente a fattore di litri rispetto a tutti gli altri. Andiamo a vedere che anche qui c'è sempre il ricircolo dell'aria. Passiamo ai cassetti sopra perché è la prima volta che facciamo la recensione di questo veicolo, quindi andiamo a vedere un po' il tutto. Intanto partiamo dal presupposto che tutti i cassetti sono a rientro. Molto interessante anche la qualità costruttiva che si ha all'interno di questi cassettini. Andiamo a vedere anche proprio dietro come viene posizionato tutto il sistema di assemblaggio fili, di passaggio appunto del riscaldamento. Adesso non so se si riesce a vedere, ma in fondo passa proprio tutto e si vede proprio la cura massima. Insomma, la cucina è sicuramente un punto forte di questo veicolo, come un punto forte è il doppio pavimento tecnico dove si può riporre scarpe, ciabatte, insomma tutto quello che necessitiamo anche sulla gamma Axess. Anche ovviamente sulla gamma Axess invece abbiamo il frigorifero 142 litri, piccoli cassetti posizionati ovunque, e qui sì che esce il concetto Adria. Ogni punto che potenzialmente potrebbe essere perso viene lavorato, migliorato e creato un nuovo spazio, un intercapedine, un miglioramento come abbiamo visto nel doppio pavimento, come abbiamo visto anche nell'armadio sotto il frigorifero che andiamo a vedere. 142 litri di frigo, porta bottiglie, porta verdura, porta frutta, insomma più ovviamente la cella freezer e come anche in questo caso il push che viene inserito, tendenzialmente questo è il porta TV. Passiamo nell'angolo bagno dove abbiamo due oblò 40x40, quindi abbiamo molto ricircolo posteriore, uno posizionato sopra la doccia e uno invece, come vi ho fatto vedere poco fa, viene posizionato sopra il WC. L'armadio è un ambiente gigantesco, sarà più o meno 4-5 metri quadri perché è davvero enorme, contando anche lo spazio che si ha all'interno degli armadi. Abbiamo un lavandino di design ma nello stesso tempo anche molto intelligente perché comunque ha una buona capacità di litri. Bellissime sono le illuminazioni che si hanno all'interno del vetro e per aprendo il vetro che è giusto a fianco si ha uno spazio dove si può riporre la propria roba. Contate che anche qui abbiamo ovviamente la disposizione probabilmente lo consente, però abbiamo comunque molto spazio, fattore anche di centimetri di profondità all'interno di questo armadio. Come vi avevo fatto vedere abbiamo un ricircolo dell'aria perché ovviamente questa porta può chiudersi, quindi avremmo probabilmente, dividendo gli ambienti, anche una suddivisione, come vi parlavo, della qualità dell'aria. Allora, come concepire un miglior ricircolo anche passando dalle pareti, soprattutto passando dalle pareti, perché veramente questo veicolo niente è attaccato con niente, quindi una miglior distribuzione dell'aria è sicuramente una scelta vincente. Doccia, mi piace un sacco questo spazio, questo veramente effetto di design che è molto casalingo. Io tra l'altro a casa lo volevo fare e alla fine non sono riuscito. Bella la doccia, grande, ma la cosa che più stupisce è questo spazio che si crea. Quello che veramente mi piace un sacco è questo spazio che Adria recupera all'interno della doccia. In più è possibile anche sedersi per potersi lavare in maniera ancora più comoda all'interno appunto della stessa. Di design intelligente, spaziosa, complimenti Adria, doccia veramente vincente. Ma se parliamo di vincente, la scelta non può essere che anche un armadio. Un armadio perché intanto aprendolo si illumina, quindi possiamo essere anche con le luci spenti, ma aprendo il nostro dressing troviamo una illuminazione all'interno, quindi ci facilita la scelta. Abbiamo due cassetti che sono con ritorno automatico e push di chiusura sopra e sotto, quindi immagino per me, marito, moglie, no, con la mia è moglie, ma vabbè, dai, andiamo avanti, barra appendiabiti. Molto interessante anche questo piccolo gioco dove è possibile riporre le cose a vista e è possibile ovviamente anche mensolare il tutto. Io penso che sia uno dei più grandi armadi che ci siano in commercio, sicuramente dei brand che rappresento io, è uno dei migliori, meglio distribuiti e più grandi in assoluto. Cosa troviamo sotto? Oltre ovviamente al VC che ha si può roteare, ovviamente la sua apertura e il suo riscaldamento, e un altro piccolo spazio dove poter riporre la carta igienica. Abbiamo, come vi dicevo, il nostro VC e abbiamo anche l'apertura che ci riporta al gavone stesso, quindi da dentro verso fuori è possibile andare al garage. Voglio andare a prendere qualcosa tipo l'acqua, tipo qualsiasi cosa che ho lasciato all'interno del garage, posso tranquillamente, senza dover uscire ogni volta, magari il clima è molto freddo, magari è molto caldo, posso tranquillamente dall'interno usufruire uno spazio che lo reputo anche questo davvero molto comodo. Il video è finito, farò le mie considerazioni finali su Adria, su questo modello 600 DT Axess, è possibile averlo anche in Plus, e quindi a tra poco, seguitemi ancora Eccoci alle considerazioni finali. Beh, che dire, intanto ancora grazie ad Adria per aver creduto in noi, per aver iniziato questo percorso favoloso insieme. Per quanto riguarda noi invece e voi, saranno tante le recensioni, arriveranno i 2Win che sono i van famosissimi dell'Adria, poi passeremo ai Compact che abbiamo visto giusto l'esterno, per poi Matrix, Supreme, insomma Motoromi, Sonic, Roulotte, davvero ce n'è per tutti i gusti in questa stagione che per me sarà semplicemente favolosa insieme a voi. Questo è un veicolo che parte da 59.000 euro, in realtà poca configurazione. Adria, come vi dicevo, concepisce già un prodotto fatto e un po' finito, ha fattori di qualità costruttiva. Su questo modello presente mancherebbe il pannello solare alla retrocamera e il tendalino che è un plus che noi mettiamo in aggiunta, quindi è possibile ovviamente inserirla a un prezzo che potrebbe essere davvero molto interessante. Il veicolo è stato venduto, ma arriveranno altri 600 DT sempre in Access versione 2022, quindi che dire, oltre a tutta la gamma arriverà anche questo modello. Questo modello, come vi dicevo, è molto particolare. Noi avevamo fatto le recensioni su un altro brand, aveva avuto molto successo perché questo layout con questo dressing finale è davvero un capolavoro a fattore di spazio. Quindi vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete tranquillamente mettere un bel pollice in su per questo fantastico Adria, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e dai, godiamoci questo sabato, questo sole, per chi è in montagna, per chi è al mare. A me tocca lavorare, ma domani sarò al lago con la mia famiglia, quindi sarò sicuramente super felice. Come sempre nei commenti scrivetemi la vostra e quindi ultimo giretto proprio per salutarvi insieme a questo fantastico modello. Ciao a tutti, buon weekend da me che sono Luca del Centro Caravans Barassi. Un abbraccio amici!